una serata particolare di presentazione, quella avvenuta in data giovedì 2 settembre per i Bellari Gian Marina 1956. La location all'aperto, in spiaggia, messa a disposizione dall'Hotel Savin di Gian Marina, merita considerazione e un grande applauso. Non è una location qualunque, ma una vetrina che accoglie squadre e società con i calori del proprio staff, regalando un clima familiare, il tutto accompagnato da un dolce sottofondo emesso dal gruppo musicale I Sottotono. La nuova squadra, vogliosa di mettersi in mostra sotto la guida tecnica di Luca Fusi, punta decisamente alla valorizzazione dei giovani del territorio, con l'obiettivo di regalarsi una tranquilla salvezza nel torneo di promozione in Romagna e con la voglia matta di divertirsi. I ragazzi terribili, come li chiamiamo noi, i ragazzi dell'ex compagno di squadra di Diego Armando Maradona, nel Napoli che fu bello e vittorioso, puntano ad una decisiva crescita attraverso la giusta applicazione e rispetto delle regole che lo staff chiede giustamente di rispettare. Domenica 5 settembre avverrà il debutto in Coppa Italia, poi ci saranno le partite che dovranno portare gli adriatici all'obiettivo prefissato. Il debutto infatti è previsto in campionato tra le Moramiche contro il Sant'Ermete Calcio, un'altra squadra che in questo torneo punta decisamente a far bene. La DP Bellari Gian Marina 1956 non dimentica il proprio settore giovanile, anzi lo tiene vivo in tutti i sensi, lavorando a stretto contatto con la prima squadra per comprendere quali siano i ragazzi da far emergere ogni stagione. Ragazzi pronti alla battaglia in campo ma anche fuori, si dimostrano carichi con gli occhi da tigre, per dirla alla maniera del dirigente Zamagni. Mai mollare, anzi guai a chi molla. Una serata presentata a Giacomo Alpini che con dedizione e amore porta la sua passione attraverso le parole e gli occhi che brillano di emozioni. L'opinionista di calcio di rigore si è ben comportato nei panni di presentatore, quasi strappando una promessa al cielo, pensando alla bella Raffaella Carrà che qui a Bellare era madrina e aveva mosso i primi passi. Non diventerò conduttore come lei, ma provo a essere il nuovo Pippo Baudo. Scherzi a parte, una serata che la dirigenza teneva strettamente a regalare ai ragazzi giovani perché desidera il meglio e anche con e per questo entriamo ora nel vivo godendoci la presentazione nelle mani per l'appunto di Giacomo Alpini. Iniziamo con un grosso applauso ai fuoritempo che sono stati eccezionali e ci hanno accompagnato in questo inizio della serata. Bene, la serata, questa serata è dedicata all'APD Bellaria di Gian Marina 1926 in questa fantastica location, quel beach del Hotel Savini, a cui dedicherei il secondo applauso della serata perché è veramente eccezionale. Bene, andiamo a svelare quella che sarà la rosa della nostra squadra, la squadra della nostra città, che andrà a affrontare questo campionato di promozione Emilia-Romagna Girone F. Un campionato che l'anno scorso purtroppo sappiamo tutti come si è concluso dopo appena tre tornate, di cui noi ne abbiamo giocate solo due, ricordo, perché la terza purtroppo eravamo già fermi, e che quest'anno speriamo invece riprenda senza mai interruzioni. Quindi speriamo che quello che abbiamo passato negli ultimi due anni sia solo un ricordo, e quello penso che sia un augurio che dobbiamo farci tutti. Benissimo, io direi di iniziare la serata, intanto che i ragazzi stanno mangiando in quanto hanno appena finito l'allenamento, direi di iniziare la serata con un saluto, il saluto quello dell'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco nonché assessore allo sport Bruno Galli, a cui iniziamo, lo facciamo venire qui, grosso applauso anche per lui. Bene, bene Bruno, ci siamo già visti, abbiamo già frequentato questo tipo di serata, siamo ancora qui per svelare proprio il segreto di tutta la rosa, la nuova rosa del Bellaria Calcio, Bellaria APD, Bellaria e Gian Marina Calcio 1926, scusate. Allora, intanto un augurio, io penso che l'amministrazione comunale voglia fare un augurio a questi giovani, che sono una squadra veramente giovane, fatta di, per la maggior parte, di giocatori, ragazzi di Bellaria e Igea, quindi nelle zone limitrofe, quindi del nostro settore giovanile. Tutti e due? Sì. Buonasera a tutti. Intanto vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, un saluto ai consiglieri comunali presenti, Mazzoli e Vorazzo. Voglio esordire con un grazie perché
ho lavorato oggi 12 ore, ma non potevo non venire in una serata come questa per due principali motivi. Il primo motivo è la stima e il rispetto che ho per la società e per di conseguenza i ragazzi al seguito. Una stima e un rispetto che non è retorica, chi mi conosce sa sempre che dico quello che penso. Una società che costruisce, che programma, che alleva giovani e in una categoria come la promozione, da malato di calcio quale sono, credetemi, non sono tante le società così organizzate. Quindi un bacino veramente importante per i giovani che hanno la fortuna di giocare in questa società, che oltre il calcio fa anche parecchie attività collaterali, quindi una crescita a 360 gradi. Il secondo motivo, sempre da un lato di calcio, è l'entusiasmo. Tu stesso prima hai detto, l'anno scorso, la terza giornata, è terminato il campionato. E c'è voglia di pallone, ma viste le seppur parziali aperture, c'è voglia anche di socialità, del profumo dell'erba, di esultare insieme ai tifosi. E mi ripeto, per un malato di pallone come me, e penso che l'assemblea più o meno abbia lo stesso tipo di patologia mia, sia una bella astinenza, quindi c'è proprio voglia. E crediamo e siamo confidenti che le aperture saranno sempre più larghe, diciamo. E le prospettive per un bel campionato credo che ci siano tutte, sia a livello tecnico e anche ambientale. Io non la faccio lunga perché credo che il focus giustamente sia sulla società e sui ragazzi. Vi faccio un grande in bocca al lupo, ribadendo che anche da tifoso le condizioni per un ottimo campionato, un ottimo lavoro ci sono tutte. Bene, grazie Bruno. Bene, dopo il vice sindaco, nonché assessore allo sport, io direi che dobbiamo passare alla parte dirigenziale della società APD Bellaria Egea Marina, quindi chiamerei il presidente Piero Sarti e il direttore generale Bernardo Urbinati. Accogliamoli con un applauso. Bernardo, te non volevi venire, di la verità. Però il ruolo che ricopri è giusto, dai, è giusto. Bene, inizierei dal presidente. Come ha detto l'assessore, un anno senza sport e senza calcio soprattutto è stato pesante. Però io vorrei sottolineare una cosa. Io devo fare i complimenti alla società perché, malgrado il blocco, tutto quello che è successo, la società è andata avanti. Ha chiuso il bilancio in positivo, e questo lo sottolineerei molto, e poi è riuscita a mantenere praticamente tutto l'organico, sia come staff dirigenziale, sia come squadra. Quindi questo è un vanto, deve essere. E vorrei un giudizio su quello che è stato, quindi la stagione scorsa, e quello che sarà, secondo lei, Presidente. Buonasera a tutti. E benvenuti a questa riunione. Va bene? Allora, cosa devo dire? Ringraziamento soprattutto all'albergo Vasini che ci ha ospitato. Ringrazio tutti i collaboratori che mi hanno seguito da 40 anni e non sono pochi. Il perché sono qui da 40 anni, un motivo ci sarà, e l'ha spiegato bene il conduttore e anche l'assessore come sono andate le cose. E ringrazio tutti i dirigenti che mi hanno sopportato e mi hanno aiutato a questa manifestazione. E avanti. Quello che è successo l'anno scorso è stata una cosa brutta e speriamo che quest'anno di ripartire con i piedi per terra, come vedo che si sta andando. E ringrazio tutti di nuovo, un bocca al lupo a tutti. Bene, grazie Presidente. Bernardo, società giovane, fatta di dirigenti giovani,
perché anche Piero è molto giovane, quindi bisogna dirlo. Quindi quali sono le prospettive e quali obiettivi si pone questa società per questa nuova stagione? Allora, buonasera a tutti. Allora, le prospettive e gli obiettivi sono quelli di continuare a crescere per quanto riguarda il progetto che abbiamo impostato, quindi abbiamo messo sempre i giovani al centro dell'attenzione e la prima squadra è la nostra vetrina, per cui mi piace ricordare che 2 anni fa, perché purtroppo l'anno scorso è stato un anno disgraziato e abbiamo fatto solo un paio di partite, hanno dato una bella immagine di quello che è la nostra società e di quello che è anche la nostra città. Per cui loro devono essere un esempio per i ragazzi del settore giovanile e anche quest'anno abbiamo iniziato alle iscrizioni e i numeri ci stanno dando ragione, per cui l'obiettivo principale è quello di consolidare la nostra realtà, di mantenere alto il livello dei nostri tecnici giocatori e soprattutto di riuscire a far arrivare i giovani del nostro settore giovanile alla prima squadra, e quindi questo penso che sia l'aspetto più importante, e quest'anno potete vedere ce ne sono tanti. Bene, grazie. Niente, io adesso coglierei l'occasione che vedo Filippo Giorgetti, che è arrivato proprio, il sindaco è arrivato proprio adesso. Filippo, un saluto, penso che sia doveroso anche da parte tua. Un applauso al sindaco. Ho fatto fatica a vederti perché con le luci di fronte ho visto solo l'ombra. Ciao Giacomo, tutto a posto? Io si chiama Giacomo. Che nome stupendo che hai, veramente. Non volevo coprire. Vai, ciao. Berni. In realtà io ero venuto a iscrivere i Pulcini al prossimo campionato. No, hanno già parlato, non voglio togliere altro tempo. Sottolineo solo 2 cose, secondo me veramente molto, molto belle, significative e importanti per la nostra comunità. L'unità di questa grande esperienza sportiva che aggrega e che riesce a far sintesi di tutta la nostra città sotto 2 colori, il bianco e l'azzurro, e una grande scuola calcio, una città unita sotto i colori della propria squadra di calcio, credo che sia un'esperienza importantissima e di grande soddisfazione. E tanti amici, tanti maestri di calcio che hanno prodotto nella storia della nostra città dei campioni, che portano in giro per l'Italia il nome della nostra città, non da ultimo Mattia Zaccagni, a cui va il nostro in bocca al lupo per la nuova avventura. E sintesi in questo bellissimo percorso anche sponsor, aziende del territorio che credono nella risorsa della formazione dei giovani attraverso lo sport. Credo che questa sia un'esperienza davvero significativa, bellissima, che merita attenzione e merita ringraziamento da parte dell'amministrazione di tutta la città. Per cui forza Bellari Gia Marina, forza Biancazzurri, in onore mi hanno messo anche la camicetta a righine biancazzurre, e in bocca al lupo a tutti, alla prima squadra, ma soprattutto davvero al settore giovanile per il lavoro preziosissimo che fa. Buon lavoro a tutti. Grazie Filippo, grazie. Bene, io mi allaccio a quello che ha appena detto il sindaco, perché avevo messo di fare un ringraziamento grosso agli sponsor e soprattutto a quei dirigenti che hanno permesso anche la serata. Noi abbiamo ringraziato l'Hotel Savini, che era doveroso perché la location è veramente fantastica, ma anche un grosso applauso a tutti gli sponsor e i dirigenti che hanno lavorato per questa serata. Quindi grosso applauso, grazie. Bene, adesso avviciniamoci nel nostro percorso alla squadra. Io mi piacerebbe far parlare tutti i dirigenti, perché ognuno di loro potrebbe dire qualcosa, raccontare qualcosa e dare quel qualcosa in più che potrebbe far conoscere 1000 segreti di una società di calcio. Però avvicinandoci alla squadra, io direi che forse i dirigenti che più sono vicini alla squadra sono i due team manager che sono Mirko Pirani e Luca Zamagni, che vorrei qui e un grosso applauso,
che poi tra parentesi sono figure storiche qui a Bellari e Giamarina, quindi era doveroso e obbligatorio farli salire sul palco e soprattutto fargli sentire il calore con l'applauso, quindi a cui io mi associo con i ringraziamenti, perché grazie a loro, ma soprattutto, come ho detto prima, a tutti i dirigenti, questa avventura del Bellaria Igea Marina Calcio sta andando avanti e sta andando avanti nei migliori dei modi. Io inizierei da Mirko. Mirko è quello che ha più contatto anche sul campo, quindi a differenza magari degli altri anni, quest'anno cosa hai visto, cosa c'è in più, cosa c'è in meno, ci sono difficoltà che sono dovute all'anno scorso o vedi una rosa già molto preparata e avanti? Innanzitutto buonasera a tutti. No, io ho visto una squadra completata dall'anno scorso, a parte che l'anno scorso abbiamo avuto poche possibilità di metterci in cosa, perché c'è stato poche partite, abbiamo fatto due partite e poi si è interrotto tutto. Niente, quest'anno la squadra mi sembra amalgamata bene, con degli nuovi innesti, dei ragazzi giovani, tanto è la filosofia della nostra società, appunto attingere anche dalla juniors, dai sotterranei giovanili, i ragazzi più da maturare, insomma, in prima squadra. Quindi io vedo un mix di anziani, diciamo anziani e giovani, però vedo un gruppo coeso, fatto di ragazzi per bene, e tra l'altro li vedo allenarsi in maniera molto intensa, perché Fusi li allena bene, non c'ho bisogno io di presentarlo. Però niente, io mi trovo bene in un gruppo di ragazzi molto ma molto sano, e devo dire che posso dire almeno così sulla carta di vedere dei buoni presupposti per la stagione. Bene, molto bene, molto bene. Luca, io è inutile che ti faccio domande, ti chiedo qualsiasi cosa, perché tanto tu, quando prenderai il microfono in mano, inizierai a parlare e dirai tutto quello che hai in mente e forse qualcosa in più. Quindi io ti lascio carta bianca, dai un saluto, esprimi un tuo giudizio su questa nuova squadra e il tuo augurio. Innanzitutto, se mi lasci carta bianca, hai fatto il tuo. No, a parte tutto, ringrazio tutti per essere intervenuti stasera. È sempre bello vedere la gente che ci viene a vedere, ci viene a sostenere, e speriamo che con questo Covid riusciamo a vedere la fine. E diciamo che questa società, 3 anni fa, siamo riusciti a fare una fusione tra Bellaria e Igea Marina, quindi uniti abbiamo iniziato un percorso, e abbiamo iniziato il campionato che ci hanno interrotto dopo, non mi ricordo quante vittorie consecutive avevamo fatto, forse eravamo lanciati per fare i playoff e ci hanno fermato, e praticamente sono 2 anni che non giochiamo, però l'assetto della squadra è sempre quello. Gli anziani Bellavista, i Zanotti, i Facondini, assieme ai ragazzi giovani che sono di Bellaria, e quest'anno è anche una cosa bella vedere i bellariesi giovani inseriti dentro dalla juniores e dal nostro settore giovanile. E quello che posso fare, che posso trasmettere a loro, è quello che io ho sempre percorso il settore giovanile da quando ero piccola, da quando si iniziava a giocare nel campo vecchio. Adesso qualcuno lo sa, un po' quelli presenti qui, e quello che posso trasmettere a loro è che quando indossano questa maglia biancazzurra devono avere l'emozione di dare tutto quello che devono dare, tutto quello che possono dare, tutto, e riusciremo noi a raggiungere grandissimi risultati, perché il Bellaria è Bellaria, adesso oggi è anche Bellaria Igea Marina, ma è sottinteso, quindi io l'augurio è che questi ragazzi tra di loro
La cosa per me, è quella. Per me stanno dicendo di tagliare, eh? Io non voglio dire niente. Vogliamo tagliare? Tagliamo, va bene, non c'è mica nessun problema. Allora chiamiamo i ragazzi. Vogliamo chiamare i ragazzi? Li chiamo io i ragazzi, eh? No, vabbè, adesso a parte tutto, io spero quest'anno di fare un grandissimo risultato come ci siamo lasciati 3 anni fa. E in bocca al lupo e forza Bellari Giammarino 1956. Ok, ok, grazie. No, se vuoi stare con me, va benissimo, va benissimo. Cominciamo. Abbiamo fatto l'amministrazione comunale, i dirigenti, ci siamo avvicinati al campo e adesso entriamo nel campo. Ma entriamo con la parte, lo staff tecnico che a Bellaria è proprio di primo ordine. Abbiamo il mister per eccellenza della nostra zona, quindi nessuno ha uno staff tecnico come il nostro, ma soprattutto un mister come nostro, Luca Fusi. Luca, io ti lascio in mano a Luca, perché so che vuoi fargli delle domande, quindi allora, Luca, fagli qualche domanda, poi vediamo se c'è ancora qualche argomento da affrontare. Allora, è pericoloso, Luca? Quanti microfoni mi dai? Allora, praticamente cosa ti posso chiedere? A un ex giocatore come te che ha giocato nella Sampdoria, nella Juve, nel Napoli, poi? Torino, grande cuore granata, e gol al Real Madrid. Non posso che chiedere niente, quello che posso chiedere è come vedi questi ragazzi quest'anno. Io ieri sera ho visto l'allenamento, li ho visti molto carichi, ho visto i loro occhi da tigre, come solito vedo nei tuoi allenamenti, e belli intensivi. Quindi io ti chiedo come li vedi quest'anno. Allora, il progetto è sempre quello, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei ragazzi del posto, e anche quest'anno la squadra e la società penso abbia questo obiettivo. I ragazzi hanno tanto entusiasmo, tanta voglia, e speriamo di riuscire ad ottenere quella salvezza che è sempre il nostro obiettivo principale, e magari evitando anche i play-out sarebbe un grosso successo. No, comunque una domanda volevo fare al mister. Mister, l'anno scorso praticamente non si è giocato, pochi allenamenti, quindi un anno quasi di inattività. Quali sono stati i problemi a riprendere ritmo, ripartita ancora è difficile da dire, però il ritmo di allenamento, e soprattutto cosa possono aver, spero di no, ma perso i ragazzi confronto l'anno scorso? Per quanto riguarda i nostri, non hanno perso molto, anche perché abbiamo sempre avuto la fortuna di allenarci o comunque di stare in movimento. I problemi principali purtroppo li hanno avuti i ragazzi del nostro settore giovanile, perché sicuramente qualche annata ha perso 2 anni di lavoro, e quindi questo diventa difficile recuperare questa situazione per loro. I nostri comunque hanno fatto il lavoro che abbiamo sempre fatto, hanno ricominciato come dicevo prima con grande entusiasmo, e quindi il tempo perso è stato poco. È logico che manca la partita vera, perché oramai è passato tanto tempo da quando abbiamo giocato una partita che vale i 3 punti, speriamo che non sia un handicap così grande e di poter tornare presto a competere anche durante la partita ufficiale. Bene, ricordo che ci sarà già domenica la prima partita ufficiale, ci sarà la prima partita di Coppa Italia in casa alle ore 15:30 domenica contro l'Alfonsine, e poi si partirà col campionato. Campionato che praticamente è identico a quello dell'anno scorso,
inizierà nello stesso modo, in casa con il Sant'Ermete e poi a Granata, a Cesenatico con il Granata. Come vedi questo campionato? Non so se hai già guardato un po' le rose delle altre squadre, c'è qualcosa che ti incuriosisce, ti piacerebbe vedere qualche squadra giocare, visto tutto il clamore, sto facendo riferimento al Gambettola che ha speso come il Paris Saint-Germain per la nostra categoria. Che ne pensi? Io faccio già fatica a guardare i miei 20-22 giocatori che ho, quindi non mi preoccupo degli altri, cerco di lavorare insieme a loro e cercheremo, ripeto, sono solo 14 squadre, arrivare decimi vorrebbe già dire dover fare i play-out, quindi cercheremo di arrivare al nono posto come era quando ci siamo fermati, questo è il nostro obiettivo, se poi gli altri hanno la possibilità di spendere soldi, di fare investimenti, non è la nostra politica, la politica è questa di questi ragazzi giovani, di chi ha voglia di sposare questo progetto e continuiamo su questa strada. Bene, io direi di presentare anche gli altri rappresentanti dello staff tecnico. A proposito dello staff, purtroppo sono quelli dell'anno scorso, non è cambiato nessuno. Anche perché come staff non abbiamo avuto molte richieste, abbiamo avuto richieste a livello singolo, perché Baiardi è stato cercato da tutti i bar di Bellaria, Guido da tutti i bagnini di Bellaria, l'altro invece Gigi Vandi è ricercato a San Marino e basta. Io ho avuto richieste come lavanderia e pulizia degli spogliatoi e basta, quindi ci siamo accontentati e siamo qua tutti e quattro. Bene, ma facciamoli venire, dai ragazzi, venite qua che almeno prendete l'applauso, venite ragazzi. Baiardi, Guido Semprini, Vandi, Gigi, dov'è che non lo vedo? Ah, eccolo, eccolo. Eccolo, un applauso per tutto il nostro staff tecnico. Qualcuno vuole fare un commento? Gigi, sì. Cosa mi vuoi chiedere? Dimmi. Un commento su quello che hai visto fino adesso della squadra e soprattutto su quello che secondo te sarà questo campionato di promozione. Allora, io non posso che ribadire quello che giustamente è stato detto dal mister e dai dirigenti, ottimo gruppo, ragazzi sani, si divertono giocando a pallone e non è poco. Poi il campionato 14 squadre con un filotto di partite positive si è subito lì e se invece magari perdi qualche partita sei subito nelle zone basse. È anche avvincente, può essere anche uno stimolo e niente, io non posso che fare in bocca al lupo a tutti i miei colleghi, ai giocatori. Sono contento dei ragazzi che sto allenando, quest'anno si è aggiunto Marco Ramenghi. Perché non devo dire? Gliel'hai tolta Luca Zamagni, no, la presentazione. Doveva dirlo prima, scusa. Niente, bocca al lupo a tutti, noi qua ci divertiamo, venite allo stadio, ci saranno delle partite belle da vedere. Bene, grazie. Luca, sei scappato? No, vieni, che io ho bisogno di te. Vieni. No, siamo stati i giocatori, dai, qua. Vabbè, dopo vi chiamo dopo allora per la foto dopo. Sono dovuto mettere gli occhiali perché non vedo. Ah, ma io ho il tuo stesso problema. Io direi che adesso passiamo alla parte clou della serata, cioè cominciamo a scoprire questa rosa. Quindi andiamo a presentare la squadra. Vai, oh, così. Vai, dai. Presenti il portiere. Non è così tutto. Allora. 1,98. Il portiere. Mignani, Andrea. 2003. Antonelli, Filippo, 2
2003 ancora, Rossini Thomas. Il nuovo arrivato, un applauso, ben tornato a Rameghi Marco, 2001. Lo Spinozzola del Bellani Gemarino 56, Alvisi Matteo. Vai. Piano piano, dai. Su, 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 su. Un po' di skip. Il nostro capitano, 89, ma è lo stesso, ma è giovane, è lo stesso dentro. Zanotti Franco. Il Frida della situazione, 1,98, Venturi Alessandro. Lo stopper, difensore centrale, con loro Fruccoli Luca, 2001. Lo stesso, come ti presento, ti presento. Figlio d'arte, 99, Federico Fusi. Giovane berariese, figlio di un, vabbè, un mio amico, grande Mazzarella Federico. Un altro figlio di un mio amico che ha giocato a pallone con me, Filippo Alfilli, 2003. Un altro giovane, un 2002. Alessandro Grossi. Un 99, non so se c'è qua oggi, però il 99, Mini Capilli Emanuele. Mi sa che non c'è, non c'è. Poi abbiamo un 2003, Lorenzo Bottini. Vai. Figlio di uno che ha giocato tanti anni nel Bellaria, che ha solcato tutti i campi del settore giovanile fino alla C2. Ceccarelli, Daniel, 99. Poi abbiamo un 2000 proveniente da Rimini, Manuel Cocco. Un veterano della Bellaria Giamarina. Abbiamo il 96, Walter Chiussi. E poi l'artista del centrocampo, 97, Alessandro Facondini. Il cappellone della squadra, colui che con i suoi cappellini, cappelloni sulla fascia, centrocampo, dappertutto, Federico Paganelli, 2002. Un altro bel artista, gli piace giocare con i piedi buoni, però deve maturare ancora tanto, però c'è. Elia Zamagni, 2003. Figlio di un mio amico che ha giocato con me e mi piace, Bellariese, Cristian Neri, 2003. Un nuovo acquisto, non so se c'è qua, non l'ho ancora visto, 2001, Antonio Bua, eccolo, benvenuto tra i nostri. E ora il bomber dei bomber, quello che sempre fugge sulla fascia, fugge dappertutto, gol a non finire, abbiamo Bella Vista Matteo, 1994, sempre dei nostri, grande Matte. Un 2000, anche lui, un attaccante, un bomber, Davide Marchini. Non c'è. Nuovo
acquisto, ancora tra i nostri, mi piace, Daniele Meluzzi, 1-2-2, Davide, scusa, non vedo più. Allora, un figlio d'arte della moto, però a lui ha deciso di venire a giocare a pallone. Un vero bomber, mi piace, però devi fare più gol, devi buttarla dentro di più. Il signor Alessandro Vitali, 2002, bella riesa che lui. Un altro giovane, non c'è più. Franciosi Alessio, 2004. Posto, abbiamo finito. In bocca al lupo tutto e forza ragazzi, eh. Un forte applauso. Bene. Bene, adesso io direi di fare un paio di battute con qualcuno di loro. Io direi di iniziare magari dalle new entry. Quindi inizierei, Luca è andato via, ne colgo l'occasione, Marenghi. Dov'è Marco? Merenghi. Ciao, ben arrivato. Bentornato, hai ragione. L'anno scorso a San Mauro, stagione fantastica, in Serie D avete fatto veramente un gran campionato, vi ho seguito e quindi so quello che avete fatto e quello che avete dato. Adesso un giudizio sulla tua nuova avventura, magari una battuta anche sulla tua avventura appena trascorsa e quello che ti aspetti da questa nuova stagione. Allora, sono molto contento dell'avventura fatta a San Mauro, comunque una serie di un campionato molto importante, una bella esperienza e sono contento di essere qua quest'anno con un bel gruppo di ragazzi giovani, sperando di fare bene, di toglierci le nostre soddisfazioni e in bocca al lupo a tutti. Bene, grazie. Bene, io direi come, anche se noi stiamo parlando di nuovi arrivi, ma sono quasi tutti rientri, perché la maggior parte di loro o hanno giocato a Bellaria o sono di Bellaria e quindi sono dei ritorni a casa. Io partirei da Lorenzo Bottini. Ciao Lorenzo. Se non sbaglio tu hai fatto la stagione scorsa a Rimini, sì, quindi no, la scorsa ancora, l'anno scorso eri? Qua. Eri già qui? Quella juniores. Bene, una battuta su quello che hai visto quest'anno, sul nuovo gruppo? No, mi piace questa squadra, sono tutti ragazzi forti e mi piace giocare con loro perché si gioca bene tutto. Anche lo spirito di squadra mi piace. Bene, grazie. Io direi di passare a Antonio Bua. Ciao Antonio, ben arrivato. L'anno scorso avevi iniziato a Sant'Ermete, poi è successo quello che è successo, ma te sei andato avanti, hai giocato già da altre parti dopo Sant'Ermete o sei stato completamente fermo? Quindi non è stata semplice riprendere. Bene, cosa ti aspetti di quest'anno e quale difficoltà hai trovato visto di essere stato fermo un anno quasi? Ma di difficoltà non ne ho trovate. E la squadra è giovane, spero che vada tutto come previsto. Secondo me faremo un buon campionato. Bene, grazie. Davide Meluzzi. Ciao Davide, bentornato. L'avventura a Cesena, importante, quindi cosa ti ha lasciato questa avventura e cosa ti aspetti da quest'anno? Ah, è stata una bellissima esperienza, ora riparto da qua
e carico, mi sono trovato bene con tutti, molti li conoscevo già e niente, in bocca al lupo. Grazie, io direi che possiamo concludere il giro degli interventi con la squadra con il capitano. Dov'è Frank? Ciao Frank. Bene, una stagione nuova, nuovi quasi alcuni nuovi compagni, molto giovani, quindi te dovrai farli crescere bene tutti e sicuramente ci darai quell'esperienza e quella sicurezza dietro che ci serve molto. Speriamo, dovrà ancora anche per me perché ormai l'età inizia ad avanzare e niente, speriamo di fare un buon campionato e di riuscire a portare a termine la stagione e ce la metteremo tutta con grande entusiasmo e cercheremo di fare il massimo. Bene, grazie, grazie ancora. Io direi di fare ancora un grosso applauso a tutta la squadra, a tutta la nostra squadra della PD Bellaria Egea Marina. Se non sbaglio adesso dovrebbe arrivare una sorpresa, giusto? Sta arrivando? Attenzione che non passano macchine. Incidente sul lungomare. Grosso applauso, guardate che meraviglia! Ancora un ringraziamento allo Tessavini. Egea Marina 56, ringraziamo quindi anche la partecipazione fuori tempo. Ringraziamo lo staff della trasmissione calcio di rigore Giacomo Alpini. E Daniele Manuelli. E tutti quelli presenti, pubblico, dirigenti, giocatori, mister, staff e forza sempre Bellaria Egea Marina 56. Si mettono sopra una seggiola, un tavolino, vedete voi, e cantano. È una sorta di punizione, non lo so, però è tradizione. Siete pronti? Ora, facciamo finire un attimo il fuori tempo, così non si riscaldate, eh? Invece di fare lo stretch, fate lo stretch.
Per i delicati timpani dei nostri spettatori, ma soprattutto per gli ascoltatori, nel finale di serata è stata rispettata la tradizione che vede salire gli ultimi arrivati sulla sedia e cantare. Vorremmo non aver mai visto questo magic moment e per questo ci scusiamo in anticipo per i timpani che potrebbero essere particolarmente sensibili alla dolce melodia emessa dai protagonisti. A mano, ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione. Io un giorno crescerò. Gianna sosteneva disillusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Dimmi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba. Un finale dunque scolpito dal sorriso, quello che non guasta mai e permette ad ogni ragazzo di guardare il cielo sperando nel passaggio di una stella cometa per realizzare il proprio sogno. Buon campionato a tutti!